ragazzi, oggi nuovo video e praticamente ormai siamo a febbraio, ma prodotti che ho utilizzato più l'anno scorso, quindi nel 2018, bene o male se seguite un po' tutti i miei video, i miei get ready eccetera, li conoscerete già, però ho pensato di raggrupparli in un unico video e anzi pensavo di farlo diventare un appuntamento diciamo fisso, quindi diciamo sì, di fare i preferiti del mese o comunque i prodotti che ho utilizzato più in quel mese, così da parlarne, magari saranno meno di questi che vi farò vedere oggi che sono di tutto l'anno o almeno quelli che mi sono ricordata, poi sicuramente me ne sarò persa qualcuno per strada. Quindi se vi interessa scrivetemi qua sotto se vi potrebbe interessare a fine mese circa un video dove vi faccio vedere i prodotti che ho appunto usato di più in quel mese, e sia che mi piacciono che non mi piacciono, diciamo una cosa del genere, quindi aspetto i vostri commenti qua sotto. Allora io inizierei dalla base, come fondotinta ho tre fondotinta che mi sono piaciuti molto. Questo qui di Rimmel, che io sbaglio sempre a dire che è di L'Oreal, questo è il Lasting Finish 25 ore breathable. È un fondotinta che mi piace tantissimo perché non è molto coprente, ha questo applicatore, è molto liquido e vabbè, io ho una pelle, ricordatevi, mista grassa, così se piacciono a me questi fondotinta che ha la pelle secca secca magari non ci si troverà benissimo. È un fondotinta molto leggero, la coprenza non è alta, però può essere stratificata, non avrà mai una coprenza super, non sarà mai super coprente, ma rende omogenea la pelle e devo dire che rimane asciutto, quindi non si va a lucidare troppo in fretta e mi piace tanto. Quindi questo qui, e credo che ormai stia finendo perché me lo sono mangiato. Poi, quindi questo è prezzo medio, lo definirei, anche se abbastanza economico. Low cost invece mi è piaciuto tantissimo il Photo Focus, questo qui di Wet n Wild, anche questo me l'avete visto usare in molti video. Io ho la colorazione soft beige, che è anche quello che ho su oggi, ce l'ho da stamattina. Adesso sono le 5 e mezza e mi sono truccata stamattina, che erano le 10, e con la cipria naturalmente. Mi piace tanto, provatelo. L'unica pecca di questo fondotinta è questo applicatore, preferisco quell'altro con la spugnetta o quelli con l'erogatore. E l'odore è terribile, cioè veramente un odore bruttissimo, però ho capito che è proprio l'odore di questo fondotinta. Quindi se vi serve un fondotinta, questo è più coprente di quello di prima, provatelo perché è veramente fantastico. E ultimo, con un prezzo un po' più importante, è questo qua di Fenty. Questo è il Pro Filter, adesso hanno fatto anche nuove colorazioni. E questo è il numero, 200. E mi piace tantissimo, questo ha l'erogatore, questo è più coprente, molto opaco, quindi ve lo consiglio se avete una pelle mista grassa, è fantastico, mi piace tantissimo, dura molto. Se avete una pelle secca, secondo me vi va a evidenziare moltissimo le pellicine, però non so, fatemi sapere qua sotto. Come correttore c'è un unico e inimbattibile, è inimitabile correttore per me, che è l'Instant Anti-Age, il cancellata di Maybelline, questo è nella colorazione light, lo uso sempre nel contorno occhio, anche per illuminare naso, fronte e mento. Fantastico, certe volte lo usavo anche tipo fondotinta, le mettevo un po' e lo sfumavo. Se non avete tante occhiaie, ma secondo me anche se ne avete tante potete stratificarlo, perché è molto sottile e non va a finire nelle pieghette, quindi questo è super consigliato. Adesso hanno anche aggiunto delle colorazioni. Mentre quando capita che ho dei brufoletti, come correttore uso sempre questo qua di NYX, che è la colorazione 04 beige, che è un pelino scura. Comunque ne uso pochissimo, vedete, sembra quasi intonso, in verità l'ho usato molto, ne prendo un pochino con un pizzichino con il pennello, lo metto sul brufoletto e poi lo vado ad amalgamare, insomma. Bello coprente, devo dire che non si muove, però è molto molto corposo. Come cipria sono rimasta innamorata della Brighter Up di Essence, questa sì, è distrutta. Ho visto, non so se è vero, però io oggi poi sono andata a fare un giro, ho visto che dovrebbe essere tolta dal commercio la banana powder, non so se le ha anche le altre colorazioni. Questa è quella brighten up, quella un po' illuminante sul giallino, è meravigliosa, prendetela. Io oggi sono andata all'OVS, sono andata a quella a Parco Leonardo, e se vi interessa lì avevano ancora le ciglia finte magnetiche, ce n'erano parecchie, queste qua di Essence che adesso vabbè, ho sull'occhio, quindi se vi interessa le trovate se siete della zona. E in più ho preso anche un'altra cipria, questa la tengo chiusa, quando finisco quella e voglio già ce l'ho, perché ho visto su Instagram da molte ragazze che dovrebbero toglierla dal commercio, quindi nel dubbio sono corse ai ripari. Costa tipo 4 euro, provatela, finché c'è provatela perché è fantastica. Come blush quest'anno, io diciamo che di blush non è che sia una grande amante, mi piacciono molto le collezioni limitate di Kiko, non so per quale motivo. E questo secondo me è il blush che ho usato di più, sicuramente in quest'estate ma anche l'inverno, era della collezione estiva, Gold Waves, la 01 Sandshore, non so se si trova, è bellissimo, è un blush cotto, super luminoso, color terra, è meraviglioso.
E volevo prendere un nuovo blush color pelle, insomma nude, perché certe volte non so mai bene che blush mettere, quindi però lo volevo opaco. Quindi se avete da consigliarmi un blush anche un po' più costoso, economico, fate voi, però nude, consigliatemelo qua sotto opaco però, perché questo luminoso già ce l'ho. Come illuminanti mi sono innamorata di questi qua di Fenty Beauty che costano tipo 35 euro. Ho sia questo qua che sono sempre kilowatt e sono praticamente due illuminanti. Questo è quello sulle tonalità rosate, con una parte un po' più sobria che è Lightning Dust, e mentre quest'altra è Fire Crystal, un po' più luminosa. Bellissimi sia asciutti che bagnati. Vi faccio vedere le colorazioni. Meravigliose. Bagnate sono bellissime. Queste sono molto discreti, e infatti questi li uso tranquillamente il giorno anche. E poi ho preso anche questo, che invece era composto da due colori un po' più particolari, che è Sand Castle e Minted Mojito, e anche questi sono bellissimi. Questo azzurro non lo uso tanto come illuminante sullo zigomo, ma mi piace metterlo nell'angolo interno dell'occhio, mentre quello un po' più marroncino lo uso tranquillamente come illuminante sul viso, perché non è così scuro, perché mettendolo col pennello comunque non viene fuori così marrone, sono bellissimi. Quindi questi qua, capisco che il prezzo è un po' alto. E poi mi piace tantissimo questo qua di Farsali, che mi è stato regalato al compleanno, che però ha una consistenza un po' più particolare. Adesso si è tutto separato perché adesso è un po' che non lo uso. Quest'estate l'ho usato tantissimo sotto il fondotinta, anche se avete un fondotinta un po' asciutto, un po' opaco, tipo il Profilter di Fenty, potete metterne un pochino sotto e poi ci andate a stendere sopra il fondotinta per dare un effetto un po' più glow. Ma anche messo sullo zigomo, lo metto anche sugli occhi come ombretto. Quest'estate l'ho usato tantissimo perché essendo così veloce, fresco, facile da gestire, mi era velocissimo da usare, quindi super approvato. Poi, come ombretti, le uniche palette che mi è venuto in mente di tirar fuori per questo 2018, e non vi ho messo quella di Anastasia solo perché l'ho comprata, che ormai era già il 2019, quindi adesso non avrebbe senso, sono queste due. Una un po' più low cost, che è questa qua di Mulac, che a me piace tantissimo, che è la Daily Mood, è piccola, compatta, l'unica cosa è che non ha uno specchio, ma vabbè, insomma, quello si rimedia facilmente. E ha tutti i colori che io amo particolarmente. Diciamo che quello che ho usato un pochino meno è questo qua più rosso, ma gli altri, questo lo so tantissimo, il marrone scuro e questo qui per fare la piega, questo per illuminare lo adoro, questo è il mio dorato preferito in assoluto. È bellissimo, cioè un oro proprio, per me è il punto d'oro perfetto, quindi questa qua sono super contenta di averla presa e la uso sempre, cioè la uso tipo quando non so che trucchi usare, questo è un punto sicuro, cioè so che c'è lei. E poi invece quest'altra qui di Huda, che è la Rose Gold, questa è la prima versione, a me piace tantissimo. L'unica cosa che non uso molto di questa palette sono i foil, lo sapete benissimo perché ve l'avrò detto miliardi di volte, perché li trovo troppo complicati da utilizzare, quindi diciamo non li uso tanto. Ma gli opachi mi piacciono tutti, cioè li ho usati tantissimi e sembrano quasi nuovi ancora. Il nero opaco è meraviglioso, insomma mi piace tantissimo. Sandalwood by, lo uso moltissimo. Mi piace, una bella palette, e se siete capaci anche di usare questi, state proprio a posto. Sempre per quanto riguarda ombretti, vi ho tirato fuori anche questi qua di Essence, che non so se si trovano ancora. Comunque, questo qua è un Metal Shock Eyeshadow, è un colore bellissimo, ma sono belli tutti. Io, questo qua è lo 05 Moon Dust, che è un argento, ragazzi, se vi piace l'argento cercatelo assolutamente perché è meraviglioso. Si fissa sull'occhio, dà un sacco di riflessi, guardate che effetto specchiato, wow. E poi quest'altro ombretto che invece è in polvere, che è un Melted Chrome ed è bellissimo. Questo si chiama 02 Ironic. Questo da mettere su tutta la palpebra da solo, dà un sacco di luce. Guarda, sembra quasi una crema. È bellissimo, questo prendetelo assolutamente, cioè proprio da tutti i giorni così, tu, a posto. Poi eyeliner un po' più economico che ho usato molto è stato questo qua di Kiko, lo sapete, l'ho comprato tipo 3 volte, costa 6,90 ed ha il pennellino in feltro, adesso questo è finito, ma ce n'è ancora, questo eyeliner non finisce mai, quindi questo qua fantastico, io amo gli applicatori in feltro. E poi sto utilizzando moltissimo anche questi qua di Fenty Beauty, sono identici, solo che uno è una mini size. Questo mi piace molto il prodotto, effettivamente è super waterproof, ci vado in palestra, non si smuove da lì, anzi ci mettete anche un po' a toglierlo. L'unica cosa è che dopo un po' la punta tende a perdersi un po', però è un buon eyeliner, io lo uso tanto e mi sta durando anche parecchio, quindi non si secca neanche troppo velocemente, come succede spesso agli eyeliner in penna. E una cosa che ho fatto moltissimo quest'anno è stata abbinare all'eyeliner nero gli eyeliner questi qua metallici.
Questi sono quelli che ho io, aspettate, che non è facilissimo. Ce ne ho due di Wycon, uno di Essence e due di Nabla. I miei preferiti sono questi qua di Nabla. Questi qua di Wycon sono molto chiari e erano di una collezione limitata, non credo si trovino ancora, della Pixel, non mi ricordo, vabbè. Uno aveva i riflessi sul dorato e uno sul rosato. Anche questo qua di Essence è molto carino sul blu. Questo può essere usato anche sul labbra, credo, vabbè, non l'ho mai usato, sì. Lip and Eyeliner. Ha un pennellino sottilissimo, è un bellissimo colore, potete metterlo da solo, ma con una base nera sotto sta ancora meglio. E soprattutto, appunto, i miei preferiti sono questi qua di Nabla, Industrial, è un dazzle liner, è bellissimo. Questo io lo metto spesso e volentieri sopra all'eyeliner nero e dà dei riflessi, ve l'ho fatto vedere anche su Instagram, sono sicura. Ma anche con l'eyeliner grigio di NYX, che però è finito, stava benissimo. E anche questo qua, che invece è Current Eden, vanno agitati prima, e questo anche con il nero sta benissimo. Questo è più un rosato, si vedrà pochissimo sulla pelle, è un rosato con un po' olografico, con dei riflessi azzurrini, molto molto bello. Mi piace un sacco perché quando magari non mi va di truccarmi, non mi va però di far solo la riga di eyeliner, faccio così e alla fine anche un trucco molto semplice risulta essere un po' più particolare. Mascara, allora mi è piaciuto tantissimo questo qua che sto ancora utilizzando di Essence, che è Lashes of the Day, ma se devo essere sincera un po' tutti i mascara di Essence mi piacciono. E oggi proprio all'OVS ho preso anche questo perché non l'avevo ancora provato e mi sembra di averne sentito parlare bene, se non sbaglio, che è il Lash Princess False Lash Effect Mascara, cioè effetto ciglia finte, quindi lo proveremo, non l'ho ancora aperto, a parte il packaging è bellissimo. E poi un mascara di cui mi sono follemente innamorata è il Dark Love di Clio Makeup, super volumizzante, scovolino abnorme fatto in questo modo. L'unica cosa è che, almeno questo che avevo io, non so se è una cosa di tutti o solo questo, vabbè, è che si secca facilmente perché ha una cioè è molto denso, quindi si sta già seccando molto e diventa un po' difficile da gestire, però fa veramente un effetto fantastico, provatelo veramente. Per le sopracciglia io sono pigra, quindi vado solamente di mascara colorati, non ho tantissimi buchi, a me piacciono così, non troppo disegnate perché non sono capace più che altro. E quelli che ho usato per tutto l'anno, diciamo che è stato questo di NYX, che era un mascara colorato, questa era la colorazione espresso. Adesso ho cambiato e ho preso la Noir, la Black, perché questa qui dava troppo sul rosso, si vedeva troppo, invece questa è proprio secondo me il colore giusto per le mie sopracciglia, almeno a me piacciono più così, quindi queste qua me le tengono in ordine, non si spostano, non sono troppo pesanti, non troppo corpose, per chi come me vuole fare tutto e essere pronta vanno benissimo. E poi già siamo arrivati alla fine, sono stata velocissima. Rossetti, i miei rossetti preferiti, credo siano di quest'anno, perché poi certe volte io mi confondo con gli anni. E praticamente quelli che a me sono piaciuti tantissimo come tenuta, mi sono tirata tipo 2 kg di ombretto sul pantalone, come tenuta, durata e tutto quanto, sono questi qua, i Superstay Matte Ink di Maybelline. Io li trovo fantastici e vi prendo i due colori che preferisco. Questo qui è il famosissimo 15, che è l'Over, un rosa malva, definirei. A me durano tantissimo, ragazzi, non mi danno fastidio. So che alcune non durano, però credo dipenda dalle labbra. Questo è l'Over, è bellissimo. E questo invece era una delle colorazioni uscite, mi pare, quest'estate. Il 70 Amazonian. Si legge? Boh, vi faccio vedere. Questo è ancora più bello, mi piace proprio di più, perché a me piacciono questi marroncini così sulle labbra. Quindi questo l'ho usato proprio tantissimo. E poi mi è piaciuto anche tantissimo questo qua di Fenty Beauty, che è uno dei nuovi Uncuffed, anche qui un rosa. Vi sto prendendo i colori più nude perché sono quelli che alla fine uso più spesso, naturalmente, per tutti i giorni. Questa ha una consistenza più liquida, mi dura meno delle Superstay, però è molto piacevole sulle labbra, quindi questo qui più del rosso, il rosso mi sborda un po' sulle labbra. E poi un'altra sorpresa grandissima sono stati questi qua di Clio. Anche qui nello specifico vi ho preso un nude ed è proprio un nude Sunday, è meraviglioso. È un nude un po' più chiaro, ma hanno una durata pazzesca e anche questi sono sottilissimi sulle labbra. Quindi eccolo qua, questo è Nude Sunday, Amazonian, Lover e Uncuffed. Diciamo che questi sono stati un po' i miei preferiti, ma poi ne ho messi tantissimi. Cioè, cerco di cambiare il più possibile con i rossetti, però ecco, questi sono quelli che se mi dovessi portare mi porterei tipo dietro. Magari ecco, sceglierei uno tra Lover e Uncuffed, però no, perché alla fine non si assomigliano a nessuno. Anche se non è che ci sia sto grande abisso, lo capisco. E niente ragazzi, quindi questi erano i miei preferiti dell'anno scorso. Sicuramente mi sono persa qualche prodotto,
Però per adesso mi sento a guardarli e dico sì, sono questi. Fatemi sapere se qualche prodotto corrisponde con i vostri e se vi va e se siete arrivati fino a qui lasciatemi un cuoricino qui sotto nei commenti. Io vi mando un bacio e al prossimo video.